Un documento senza sostanza, duro attacco dei sindacati sulla bozza del piano scuola, troppi dubbi su didattica a distanza, turnazioni, organici e autonomia delle scuole. Su 170.000 prestazioni sanitarie in sospeso in ASL 4, il 70% è già stato preso in carico. Restano chiusi gli sportelli territoriali CUP, ma l'azienda ricorda che è attivo il numero unico regionale. Grandi disagi per residenti e il rischio di perdere turisti. Le condizioni di dissesto della strada statale 586 della Val d'Aveto preoccupano gli amministratori, che chiedono ad ANAS interventi strutturali. Tutti gli uomini peccano spesso di incoerenza, ma la preghiera dà unità. Il Papa ha esortato a pregare sulle orme della figura di Re Davide, oggi ultima udienza prima della pausa estiva. L'abbraccio del cardinale Angelo Bagnasco alla sua Genova nella festa del santo patrono San Giovanni Battista, al saluto dell'arcivescovo che ha guidato la chiesa genovese per 14 anni. Maria ci invita a riscoprire il dono fatto a Chiavari nel 1610, le feste patronali 2020 caratterizzate da un ritorno alle fondamenta solide della fede. In cattedrale domani inizia il tempo di preparazione. Buonasera ai telespettatori di Tiguglia Oggi. Il piano scuola, che indica le linee guida per la ripresa delle lezioni a settembre, non piace a sindacati, docenti e famiglie. La bozza circolata ieri contiene disposizioni nuove, ma anche smentite rispetto a quanto filtrato nei giorni scorsi. Non è un modo di fare corretto, dicono i sindacati, che criticano alcuni aspetti. In dettaglio nel servizio. Le critiche della CISL alla bozza sul piano scuola si concentrano su metodo e merito. Intanto il metodo, con disposizioni che cambiano da un giorno all'altro, dice il sindacato, non si può programmare il futuro, come per la questione del plexiglass, prima lanciata e poi smentita dal ministro stesso. Noi abbiamo un ministero che in questo momento, da un lato attraverso i social dà indicazioni informali, dall'altro circolano documenti informali, ma poi all'atto delle riunioni ufficiali di fatto non concretizza nulla. Il merito dunque. Le linee guida, dice la CISL, non danno una risposta chiara sulla stabilità del personale didattico, ad oggi esiguo, precario e con i concorsi ancora in ballo. Se non ci saranno dirigenti, non ci saranno DSGA, non ci saranno docenti in servizio stabili, come potranno affrontare la riapertura delle scuole e la gestione di tutto quanto? La didattica a distanza poi non convince. La categoria insiste per la presenza degli alunni in classe, fulcro di un'educazione vera e soprattutto libera. La didattica a distanza può essere un'alternativa in alcune circostanze, non può essere assolutamente la normalità, proprio perché in questo paese non abbiamo la dotazione degli stessi strumenti. Siamo un paese che viaggia a velocità differenziate e questo si traduce poi in ingiustizie per quanto riguarda anche l'erogazione del diritto allo studio. Dubbi poi anche sulla turnazione dei ragazzi e su altri aspetti pratici. Se si parla di turni, significa che il tempo pieno salta, che il tempo parziale non si potrà garantire, che la mensa non sempre sarà possibile. Infine, critiche da parte di CISL piovono anche sulla scelta di scaricare sulle scuole e quindi sui dirigenti le scelte su modalità di riapertura e sicurezza. Questo non è corretto da parte ovviamente del Ministero, perché chi si trova in situazioni disagiate, l'abbiamo sperimentato con la didattica a distanza, indubbiamente non potrà avere la fruizione della didattica come hanno altre realtà che magari sono dotate di strumenti informatici o logistici migliori. E scenderanno ancora in piazza i lavoratori e le lavoratrici della ristorazione scolastica in attesa da febbraio di risposte certe su reddito, ammortizzatori sociali e ripresa delle attività. Venerdì prossimo alle 11 in piazza De Ferrari a Genova è in programma un presidio di protesta indetto dai sindacati per comprendere concretamente l'impegno da parte delle istituzioni e per gli addetti di questo settore. La mobilitazione, annunciano i sindacati, proseguirà fino a quando non ci saranno risposte dal governo nazionale e dalla regione sulle modalità della ripresa del servizio e sul sussidio richiesto per i mesi estivi di sospensione. Tutti i mercoledì andremo a manifestare sotto la sede del provveditorato agli studi, se necessario della regione e della prefettura, fino a quando non avremo risposte. Queste le indicazioni.
Andiamo sul nostro sito, i dati di oggi per quanto riguarda il coronavirus, un solo contagio da Covid si è registrato in Liguria nelle ultime 24 ore, quanto segnala Lisa nel consueto bollettino quotidiano. Il numero complessivo di pazienti positivi scende così di 41 unità a fronte di 1216 test effettuati. Il totale degli ospedalizzati è sceso di 2 unità, i guariti con doppio tampone negativo sono 40. 2 decessi, un 80enne all'ospedale di Sanremo e un 94enne all'ospedale Galliera. Nella ASL 4 c'è un paziente in più in ospedale a Sestri Levante, dove sono ricoverati in tutto 6 persone, nessuno in terapia intensiva. Restano in sorveglianza attiva nella nostra ASL 67 pazienti. E se i numeri resteranno stabili e tutto continuerà ad andare bene, si procederà con la riapertura dei CUP locali, ma ad oggi gli sportelli restano chiusi. Lo ribadisce la ASL 4 dopo il caos dei primi giorni dalla riapertura delle prenotazioni sanitarie. In ASL 4, su 170.000 prestazioni in sospeso, il 70% di queste è già stato preso a carico. Sentiamo. I CUP territoriali sono chiusi. Nella delicata fase di riapertura delle prenotazioni sanitarie, molte persone si sono presentate agli sportelli, ma la ASL 4 ribadisce i canali restano quelli delle farmacie, dei medici di base e del numero verde regionale. La cosa fondamentale è quella di rispettare questi tre canali, di non recarsi alle sedi CUP che sono ancora chiuse, sebbene si stia lavorando con Regione e con Galisa per poterli riattivare il prima possibile. I CUP non aprono, spiega ancora Rebagliati, per evitare assembramenti. L'accesso allo sportello non si può prenotare, si rischia il libero afflusso, in questo momento da evitare. Sono state completamente rimodulate le agende, quindi ora le prestazioni che venivano effettuate in un determinato periodo di tempo vengono effettuate in un periodo più lungo, perché è necessario procedere alla sanificazione dei locali tra un paziente e l'altro, così come è necessario garantire l'attività di triage prima dell'accesso del paziente alle prestazioni ambulatoriali. In sospeso in ASL 4 c'erano 170.000 prestazioni, ad oggi ne è stato valutato positivamente il 70%, c'è fiducia anche sui tempi di attesa. Confidiamo di procedere rapidamente nello smaltimento del pregresso e comunque abbiamo già iniziato col dare i nuovi appuntamenti, quindi insomma se continuiamo davvero tutti a comportarci correttamente potremo davvero presto pensare alla riapertura anche dei CUP insieme con la nostra regione. Rassicuranti i numeri sul coronavirus che sul nostro territorio sono stabili da giorni. Intanto ogni giorno si valuta la nuova organizzazione ospedaliera per rispondere a tutti i bisogni. Stiamo valutando la rimodulazione dell'offerta anche in ambito degenziale, soprattutto su Sestri Levante. E quindi un progressivo, seppure lento e misurato, ma assolutamente sicuro ritorno anche alla normalità per quanto riguarda le patologie di base. La cronaca adesso, un sub è deceduto questo pomeriggio mentre era impegnato in una immersione nel Golfo Paradiso al largo di Camogli. Secondo una primissima ricostruzione basata sulle testimonianze di altri sub che erano con lui, l'uomo è stato colpito da un malore. A chiedere l'intervento dei soccorsi sarebbero stati proprio i compagni di immersione. Si tratta di un uomo, ma al momento non si hanno altri dettagli sulla sua identità. Il personale del 118, quello della Capitaneria di Porto e quello dei Vigili del Fuoco hanno soccorso il sub in difficoltà e lo hanno trasportato al porticciolo di Camogli. Purtroppo però i tentativi di rianimarlo sono stati infruttuosi. La politica amministrativa adesso. Le condizioni di dissesto della statale 586 della Val d'Aveto continuano a creare disagi a chi deve percorrerla abitualmente e scoraggiano potenziali turisti. La strada presenta criticità ormai da anni. Il sindaco di Borzonasca, Giuseppino Maschio, lamenta la mancanza di interventi strutturali da parte di ANAS. Sentiamo. Cedimenti strutturali, restringimenti della carreggiata, semafori, smottamenti, pavimentazione insestata e erba da sfalciare. La statale 586 della Val d'Aveto sembra non farsi mancare nulla e continua a creare disagio a residenti e turisti che devono percorrerla. La strada è sotto il controllo di ANAS e collega Carasco a Marsaglia nel Piacentino. Fatta eccezione per la frana in località Costa Figara, che da mesi disciplina il traffico in una corsia unica, il tratto di inizio Valesturla fino a Borzonasca rimane comunque fruibile. A partire da Borzonasca centro, dove anche lo stesso centro ha tutta la pavimentazione da rifare, e poi a salire verso Reggio Aglio, è veramente una situazione pietosa. Considerando che siamo un territorio turistico dove in questo periodo
transitano parecchie persone, beh, insomma, veramente non è un bel biglietto da visita. Oltre alle criticità risolvibili con interventi di manutenzione, tra Bolzonasca e Zoaglio ci sono in corso altri due interventi degli operai ANAS per frane e smottamenti. Al chilometro 57, vicino al passo della Forcella, e al 61 nei pressi di Cabanne, il sindaco di Bolzonasca lamenta il fatto che ANAS, da quando ha avuto la strada in gestione, non abbia messo in campo interventi strutturali. Sono passati quasi tre anni e non è cambiato niente da allora, a parte una cartolonistica molto puntuale che mette in avviso del pericolo della viabilità, ma poi interventi strutturali, almeno della Valle Scurla, non mi pare che ne siano stati fatti. Il sindaco si chiede poi perché la 586 sia in condizioni così diverse rispetto alla strada 225 della Val Fontana Buona. Che io ho avuto modo di passare sulla strada statale della Fontana Buona e ho visto che la Val Fontana Buona ha una strada sistemata come deve essere una strada statale, considerando anche che è lo stesso compartimento, per cui ci domandiamo come mai che di lì è stato fatto quello che doveva essere fatto e da noi non si fa nulla. E sullo stato di dissesto della strada statale 586 della Val d'Aveto interviene il consigliere di Liguria Popolare Vittorio Mazza. La misura adesso è colma, scrive in una nota il consigliere, che più volte ha sollecitato l'intervento di ANAS invano. Siamo pronti ad una class action, spiega Mazza, perché il disagio e il danno che subiscono quotidianamente cittadini e operatori economici non è più tollerabile. La cronaca ancora: un principio di incendio ad un quadro elettrico nel parcheggio di fronte alla stazione di Lavagna ha richiesto questa mattina l'intervento dei vigili del fuoco di Chiavari intorno alle 9.50. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area per limitare le fiamme in attesa del personale di Enel che chiudesse la linea elettrica. Nessun danno è stato registrato a cose o persone. Approvato dalla Giunta di Chiavari lo studio di fattibilità per la manutenzione e l'ampliamento dei marciapiedi di Corso Lavagna, via Fabio Fizzi e via Cesare Battisti. Prevista per questo una spesa di 250.000 euro. Verranno abbattute le barriere architettoniche e si procederà al restyling dei tratti ammalorati. Verranno poi installate piastrelle tipo Chiavari, create nuove rampe di raccordo e predisposta la segnaletica orizzontale. E a Recco partiranno a breve gli interventi di messa in sicurezza di una porzione di via Verzemma. I lavori si sono resi necessari a seguito del cedimento della sede stradale dovuto alle forti precipitazioni che si sono abbattute sul territorio nelle settimane scorse. L'appalto, del valore complessivo di aggiudicazione di circa 39.000 euro, prevede il consolidamento sia per quanto concerne la carreggiata sia per le strutture di sostegno, con l'obiettivo di riportare la strada a condizioni di stabilità con la correzione dello scorrimento delle acque meteoriche e mitigando la possibilità di nuovi eventuali eventi franosi. E dal Dipartimento Nazionale per la Famiglia sono in arrivo fondi per sostenere i centri estivi perché il costo del servizio non pesi esclusivamente sulle famiglie. Abbiamo fatto il punto. 4.077.000 euro alla Liguria per il sostegno ai centri estivi è la somma destinata dal Dipartimento Nazionale per la Famiglia. Il riparto è stato approvato in seno alla conferenza Stato-Regioni. Sono 142 su un totale di 234 i comuni liguri che si sono dichiarati interessati, avviando progetti per l'apertura dei centri estivi che stanno riaprendo proprio in queste settimane in ordine sparso. Il criterio scelto per la distribuzione delle risorse è il numero dei bambini e dei ragazzi di età compresa fra i 3 e i 14 anni che vivono in ogni singolo comune. Pertanto Rapallo riceverà oltre 81.000 euro, Chiavari 77.000, Sestri Levante poco meno di 50.000 euro, Lavagna 33.000, Santa Margherita Ligure quasi 33.000. A Casarza Ligure andranno 23.000 euro, quasi 19.000 a Cogorno e quasi 12.000 a Carasco. Restando nelle vallate, a Cicagna verranno destinati quasi 9.000 euro, a Ne oltre 6.000, 5.000 a Mezzanego e circa 4.000 a Castiglione Chiavarese e Borzonasca. Infine, fra 1.000 e 2.000 euro sono stati stanziati rispettivamente a Santo Stefano d'Aveto, Rezzoaglio e Orero. I fondi sono destinati ad abbattere le rette per le famiglie perché i maggiori costi dovuti all'emergenza non pesino sui loro bilanci. I comuni ripartiranno i finanziamenti con criteri equi ai soggetti che hanno organizzato servizi educativi per l'infanzia e l'adolescenza in questo periodo. In particolare, le risorse verranno destinate anche ai privati, alle scuole paritarie, agli enti del terzo settore, alle imprese sociali che stanno collaborando con gli enti pubblici nell'organizzazione del servizio.
E saranno ridotti di 3 mensilità i canoni di locazione e concessione dovuti da associazioni no profit e sportive per l'utilizzo di immobili comunali a Rapallo. Lo ha deciso la Giunta con un atto di indirizzo come ulteriore provvedimento tra quelli presi per rispondere alla complessa situazione economica verificatasi a seguito del coronavirus. Il Papa adesso, Francesco, in udienza ha proseguito alla catechesi sul tema della preghiera, esortando a ricorrere a questo strumento di dialogo con Dio in qualsiasi circostanza sulle orme della figura di Re Davide. Sospese per il mese di luglio, le udienze generali presiedute dal Papa riprenderanno il prossimo 5 di agosto. Vediamo la sintesi nel servizio. E attorno alla figura di Davide che ruota la riflessione di Papa Francesco durante l'udienza dalla biblioteca del Palazzo Apostolico, l'ultima prima del riposo estivo del mese di luglio. Il Santo Padre si concentra su colui che nella tradizione è considerato il grande artefice della composizione dei Salmi. Davide è stato santo e peccatore, perseguitato e persecutore, vittima e carnefice. Una contraddizione, rimarca il Papa, ma nella vita di Davide c'è un filo rosso che unisce tutto, la preghiera. E così facendo Davide ci insegna a far entrare tutto nel dialogo con Dio. La gioia come la colpa, l'amore come la sofferenza, l'amicizia quanto una malattia. Tutto può diventare parola rivolta al Tu che sempre ci ascolta. Scelto da Dio per una missione unica, quella di essere re di Israele, dalla sua discendenza viene il Messia. Pastore, con animo di poeta, amante della musica e del canto, dovrà prendersi cura del popolo offrendo quell'immagine ricorrente nella Bibbia del buon pastore. Il suo sguardo sa cogliere dietro il dipanarsi delle cose un mistero più grande. La preghiera nasce proprio da lì, dalla convinzione che la vita non è qualcosa che ci scivola addosso, ma un mistero stupefacente che in noi provoca la poesia, la musica, la gratitudine, la lode oppure il lamento, la supplica. Davide ha dunque un sogno, quello di essere un buon pastore. Qualche volta riuscirà ad essere all'altezza di questo compito, altre volte meno. Ciò che però importa nel contesto della storia della salvezza è il suo essere profezia di un altro re, di cui lui è solo annuncio e prefigurazione. E nel giorno della festa di San Giovanni Battista, patrono di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco ha salutato la sua città che ha guidato come arcivescovo per 14 anni. Nella messa presieduta nella cattedrale di San Lorenzo, a cui è seguita la benedizione del mare con le ceneri del santo, Bagnasco ha voluto estendere il suo abbraccio e il suo saluto a tutta la chiesa genovese e quella ligure. Il suo sguardo nell'omelia è andato ai suoi anni a Genova, città nella quale è nato, è cresciuto e che poi lo ha visto arcivescovo. Il cardinale ha ringraziato poi il clero, ma anche la società civile che lo ha accompagnato nel suo ministero. Una considerazione particolare è andata poi al mondo del lavoro. Sentiamo proprio un passaggio del suo discorso di commiato. Il pensiero conclusivo è per te, Genova. Alle autorità civili e militari, alle istituzioni che da 14 anni guardano l'arcivescovo e la diocesi con benevolenza e fiducia, esprimo la mia commossa gratitudine e il mio cordiale saluto ed augurio, come pure la storica vicinanza della Chiesa ai lavoratori e alle loro famiglie fin dal 1943. Cari lavoratori, se sarò considerato vostro amico, sarà per me un onore. La vostra vicinanza mi ha ricordato il duro lavoro di mio padre in fabbrica e di mio nonno nel nostro porto. Spesso nei vicoli mi avete fermato per un saluto, una confidenza, una preghiera, un caffè. Confesso che questi molteplici semplici gesti mi hanno incoraggiato e resteranno tra i ricordi più belli. A te, Genova, regina della Liguria, il mio abbraccio. Mi hai accudito da piccolo tra le macerie del dopoguerra, in piazza Sanzano, negli antichi vicoli di via Ravecca, del Colle, di via Madre di Dio.
dalla mia famiglia e dalle tue case, strette tra loro come per proteggersi, ho imparato a vivere insieme, a faticare con serenità, ad accontentarmi di quello che c'era, vedendo i loro sacrifici senza lamenti. Ho desiderato che i miei genitori fossero contenti di me e per questo mi sono applicato. Bambino, ho respirato la fiducia nel futuro che tutti dovevamo costruire, un crescente senso di appartenenza ad una città che sentivamo orgogliosamente nostra. Mio abbraccio. Veniamo in diocesi, secondo giorno di novena al santuario di Montallegro, prosegue la riflessione sul credo. Oggi Don Beppe Coloma ha spiegato cosa vuol dire che Dio si è fatto uomo attraverso il sì di Maria. Al termine ricordate i 50 anni della nascita di Comunione e Liberazione Rapallo. Vediamo. Si è fatto pellegrino con i rapallesi che in questi giorni celebrano la novena dell'alba. Stamani a Montallegro la messa è stata presieduta da Don Beppe Coloma, il sacerdote guarito dal Covid dopo 20 giorni di ospedale tra marzo e aprile. Nell'omelia invita a fidarsi di Dio. Spesso ci sentiamo inadeguati davanti a Lui, dice, eppure per il suo progetto di salvezza scelse Maria, un'umile ragazza di un villaggio sconosciuto e lontano. Nulla è impossibile a Dio. Con Lui la nostra esistenza cammina su un terreno sicuro ed è aperto ad un futuro di ferma speranza. Don Coloma riflette sul passaggio «Credo in Gesù Cristo, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine. Dio si è fatto uomo, spiega, affinché noi possiamo incontrarlo». E ci invita a stare con Lui, a non avere paura, ad affidarci alla Sua parola, a nutrirci della sua carne nell'Eucaristia. Cita San Bernardo di Chiaravalle, Dio è colui che poteva accontentarsi di aiutarci, invece volle venire. E senza Maria l'ingresso del Signore nella storia dell'umanità non avrebbe avuto luogo. Abbiamo bisogno di imitare Maria ed essere sostenuti dalla sua intercessione. Come Maria siamo chiamati ad assecondare quello che lo Spirito di Gesù opera nella nostra vita, come ha operato nel seno di Maria. E allora anche noi possiamo dire, avvenga di noi, Signore, secondo la Tua parola. Domani a Chiavari invece inizia il tempo di preparazione alle feste patronali di Nostra Signora dell'Orto. Ogni mattina in cattedrale alle 6 le lodi e la celebrazione eucaristica, alle 18 la messa che sarà trasmessa in diretta TV su Telepace e 1 canale 15, alle 21 poi la liturgia mariana animata da gruppi e movimenti e associazioni. Confermato sostanzialmente il programma dei festeggiamenti, fatta eccezione per la processione del 3 luglio che non si svolgerà nel rispetto delle normative anticontagio. Ma con quale spirito i fedeli chiavaresi si apprestano a celebrare la loro patrona? Lo abbiamo chiesto al prevosto della cattedrale. È una bella occasione questa, no? È come se noi fossimo costretti a dirci, no, ma noi in questa situazione dove poggiamo? Le feste mariane del 2020 si collocano nel cuore di un tempo angosciato dalla pandemia da coronavirus, un momento storico unico che ci pone dinanzi ad una sfida. Non dobbiamo fuggire dalla realtà sperando che le cose vadano meglio e chi ha dato ha dato. Chi ha avuto ha avuto, e invece possiamo stare dentro questa situazione con una certezza. Nei mesi bui del lockdown il ricorso alla preghiera, in particolare alla recita del rosario, ha accompagnato e sostenuto i momenti di sconforto. Festeggiare Maria, che ha visitato la nostra diocesi, ci pone dinanzi alla necessità di consolidare il nostro vissuto e la nostra fede personale. E questa è la sfida di questo tempo. Può diventare il nostro più grande alleato, perché ci costringe a guardare più in profondità il nostro essere, e il nostro essere uomini, risvegliandoci dal torpore in cui ci trovavamo, tutto bene, no? Tutto tranquillo, e invece tutto questo è stato rimesso in gioco.
A Chiavari i festeggiamenti mariani seguiranno un programma consolidato negli anni. Il percorso di preparazione, tuttavia, ha come scopo quello di riscoprire il dono sempre attuale che la madre di Gesù fece ai chiavaresi 410 anni fa. Il senso di queste celebrazioni trova nella necessità che un fatto del passato accaduto con la manifestazione a Sebastiano Descalzo del 2 luglio 1610 possa esserci riproposto come il dono che la Madonna ci porta ancora di suo figlio, come il quadretto ci dice chiaramente, e possiamo perciò vivere oggi, decidere per quello che nel passato è successo. Questo ritengo che sia il nostro compito più importante. Dopo la scomparsa del presidente Lino Tito Fontana lo scorso 6 giugno, l'associazione Promotur ha eletto all'unanimità Giampaolo Roggero come suo successore. Promotur è un'associazione di promozione turistica che opera in seno all'ASCOM, fondata 35 anni fa proprio da Fontana. Si occupa principalmente dell'organizzazione del mercatino dell'antiquariato. Roggero è il presidente in carica dell'ASCOM Chiavari Lavagna. Un riconoscimento per l'impegno in questi mesi di emergenza è stato consegnato prima del calcio d'inizio di Genoa-Parma dal governatore Toti, dal sindaco di Genova Bucci, ad una rappresentanza di medici, infermieri, operatori sociosanitari e pubbliche assistenze. Una targa di ringraziamento alla più grande squadra di Genova e della Liguria, recapitata nella prima gara di campionato giocata a Genova dopo l'emergenza. E la società di pallavolo Amis Admo si è dotata di una carta etica per promuovere lo sport come fattore di sviluppo umano per la crescita di bambini e ragazzi. In quest'ottica sono stati formati gli istruttori che seguono quotidianamente gli atleti e collaborano con i dirigenti per coniugare la pratica sportiva con i valori della vita. E cerimonia inaugurale della nuova stagione del porto turistico di Chiavari. Domenica alle 10 verranno issate le bandiere della Marina e le imbarcazioni suoneranno a festa. Le sirene, segno di volontà di far ripartire tutti i comparti legati alla Blue Economy, dal turismo all'indotto della nautica. Presenti per questa manifestazione i vertici di Calata Ovest e quelli del comune di Chiavari. Ed è tutto per questa edizione di Tiguli Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7.30 con il TG Rassegna Stampa. L'informazione continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.